Buongiorno a tutti, benvenuti a questo secondo mercoledì di Quaresma. Oggi il banchetto liturgico ci presenta il Vangelo di San Matteo, capitolo 20, versetti 17 e 28. Ascoltiamo. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, mentre saliva a Gerusalemme, Gesù prese di parte i 12 discepoli e lungo il cammino disse loro: ecco, noi saliamo a Gerusalemme, e il Figlio dell'uomo sarà consegnato ai capi dei sacerdoti, ai scribi, lo condanneranno alla morte e lo consegneranno ai pagani, perché venga deriso e flagellato e crocifisso, e il terzo giorno risorgerà. Allora gli si avvicinò la madre dei figli di Zebedeo con i suoi figli e si prostrò per chiedergli qualcosa. Egli le disse: che cosa vuoi? Gli rispose: di che questi miei due figli siedano uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno. Rispose Gesù: voi non sapete quello che chiedete. Potete bere i calici che sto per bere? Gli dico: non lo possiamo. Ed egli disse loro: il mio calice lo berrete, però sedere alla mia destra e alla mia sinistra non sta a me a concederlo, e per coloro per i quali il Padre mio lo ha preparato. Gli altri 10, avendo sentito, si sdegnarono con i due fratelli, ma Gesù li chiamò a sé e disse: voi sapete che i governanti delle nazioni dominano su di esse e i capi li opprimono. Tra voi non sarà così, ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere primo tra voi sarà vostro schiavo, come il Figlio dell'uomo che non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Bene, cari fratelli e sorelle, ho imparato un'abitudine bellissima. Quando mi alzo da letto, prima di iniziare il lavoro di ogni giorno, prendo caffè perché rinnova l'energia e riprendo quella forza, quella disposizione di iniziare bene la giornata. Così succede con la nostra anima quando ogni mattina ascoltiamo la parola di Dio, perché questa parola illumina, riscalda e feconda la nostra vita cristiana. E direi è tiramisù, perché ci dà quella disposizione, quella possibilità di supportare le vicende di ogni giorno con tranquillità e pace. Bene, Gesù oggi cammina verso Gerusalemme con i suoi discepoli, perché è arrivato il momento della sua passione e sa molto bene che sarà ucciso. Anche il profeta Isaia lo aveva già annunziato, che la morte di Gesù non è frutto di un piano stabilito in precedenza, ma conseguenza dell'impegno assunto riguardo alla sua missione ricevuta dal Padre accanto agli esclusi del suo tempo. Per questo Gesù dialoga, parla con i suoi discepoli della tortura e la morte che lui dovrà affrontare a Gerusalemme. E mentre parlava, ed ecco si fa avanti la madre di Giacomo e di Giovanni e chiede a Gesù un posto per i suoi figli quando instaurerà il suo regno. La mamma è interessante, che interferisce, domanda, richiede, pretende per i suoi figli un posto di onore, un atteggiamento che non è strano a nessuno, è normale di una mamma che ama e prende cura dei suoi figli, una mamma che dovrebbe in qualche modo incarnare l'amore oblativo, perché sostiene e aiuta i suoi figli a realizzare il sogno, perché l'obiettivo dei nostri genitori è sempre quello di proteggere i bottini, di essere pronti a sostenerli quando cadono o quando hanno bisogno. Ma Pietro e gli altri apostoli
si sdegnarono contro due fratelli, non perché avevano capito il senso profondo della grande missione del Maestro, ma perché anche loro pensavano come i due fratelli Giacomo e Giovanni. Allora c'è fra di loro questo atteggiamento di invidia e gelosia che genera litigio e discussione. Io penso e sono convinto che la domanda chiave sarebbe questa: chi sarà il primo fra di noi quando Gesù se ne va? Gesù rimprovera i suoi discepoli: non così dovrà essere fra di voi, ma colui vorrà diventare grande tra voi si farà vostro servo, e colui vorrà essere il primo tra voi si farà vostro schiavo. Bene, Gesù definisce ancora una volta la sua grande missione, la sua vita: non sono venuto ad essere servito, ma a servire. Cari fratelli e sorelle, il Signore ci invita quest'oggi a riflettere sul senso profondo della nostra missione come cristiani in questa società oggi, soprattutto questa disposizione di abbandonarci alla volontà di Dio ed essere utili agli altri. Nella ricerca dei primi posti nella famiglia, tra coppia, tra fidanzati o qualsiasi rapporto sociale, io faccio, io ordino, tutti devono fare quello che piace a me, vengono sempre litigi, discussioni e divisioni. Perciò dobbiamo imparare dal Maestro: colui che vorrà diventare grande tra voi e si farà vostro servo, e colui che vorrà essere primo e tra voi si farà vostro schiavo. La nostra vita cristiana veramente trova senso quando siamo utili agli altri. Perciò prendiamo sul serio questa parola e chiediamo la grazia di essere veri cristiani e testimoniare la vita, la nostra vita di fede, che ci porta a dar tutto, ma davvero tutto, soprattutto ai nostri fratelli che hanno bisogno del nostro aiuto. Buongiorno a tutti e buona giornata.